Ciao, benvenuti! Oggi faremo una sequenza di esercizi per tonificare e rinforzare le nostre braccia, la nostra schiena, aprire bene le spalle il più possibile. Siamo pronti, quindi che cosa ci serve oggi? Ci serviranno delle bottiglie d'acqua o dei pesini. Cioè, partiamo dal presupposto che dovremmo utilizzare dei pesini. Ma se non possediamo dei pesini in casa, potremmo utilizzare tranquillamente delle bottiglie d'acqua, partendo dal mezzo litro, se magari vogliamo approcciare in maniera un pochino più soft, 1 litro. Io utilizzo 1,5 litri. Possiamo arrivare, se proprio vogliamo usare, fino ai 2 litri, ma secondo me per cominciare, se comunque ci sentiamo già propensi, abbiamo già fatto un buon lavoro con le braccia in precedenza, così 1,5 litri va benissimo. Se no, andiamo a scalare. Quindi, la gatta è pronta, io sono pronta, voi siete pronti? Partiamo. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Allungo il braccio destro, inspiro, tiro bene sulla laterale, giù bene le spalle, risucchio fortemente con la colonna e ritorno. Sinistra, inspiro. In, fuori l'aria, ritorno. Destra. In. Fuori l'aria, ritorno. Sinistra. In. Fuori l'aria, ritorno. Apro le braccia a lato, come se mi tirassero dal polso destro. Allungo bene. E sinistra. Ne approfitto bene per allungare bene la parte superiore, scaldarci al massimo che riusciamo, perché dopo andremo a lavorare bene con i nostri pesini e quindi dovremmo essere bene caldi, giù le spalle, sulle schiene, centro, incrocio le mani avanti, gobba, infilo la testa tra le braccia, risucchio forte l'ombelico in sotto e sedere e allungo su, tiro verso destra, torno, sinistra. Torno, curva, infilo la testa tra le braccia, in sotto il sedere e allungo su. Sciolgo bene, rotazione indietro delle spalle. Inspiro. In, apro bene le braccia a lato, bacino immobile, vado in torsione verso destra, allungo bene la schiena, giù le spalle, torno in centro, inspiro, sinistra, fuori l'aria e torno, destra, torno, sinistra, torno. Nel tuffo di testa scendiamo giù al nostro massimo, lasciamo giù la testa pesante, le braccia pesanti, piego le ginocchia, vado a prendere i pesini e srotolo bene la schiena, cominciamo ad attivare bene la schiena, le spalle, apro bene le spalle, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, gomiti leggermente piegati, salgo verso il soffitto, inspiro, ruoto verso il basso, fuori l'aria, scendo. Con i gomiti sempre leggermente piegati, ruoto verso l'alto. E salgo, ruoto verso il basso, giù le spalle, ombelico risucchiato alla colonna, inspiro, ruoto verso il basso, fuori l'aria, ruoto su, inspiro, ruoto in giù, ruoto in su,
Ruoti in avanti, palmi delle mani, mani che vanno alle spalle, fuori l'aria. Uno, e torna. Due, tre, quattro. Vanitosa. Sei, se resta lì. Forte l'addome, il peso del corpo lo ho leggermente in avanti, sulla pianta del piede in avanti, verso le dita. Non appesantisco, quindi l'appoggio sul tallone. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Braccia tese, mani in taglio, stare il braccio destro all'altezza della spalla e ritorno, cambio braccio, sinistra e torno, il gomito leggermente piegato e torno. Ciao. Sette, otto, nove, dieci, sale solo il braccio destro all'altezza della spalla e torno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Tuo fratello è più silenzioso però di solito quando fa lezione con me, eh? L'ultima volta, cambio braccio, fuori l'aria, uno, allungo bene la schiena, due, risucchio l'ombelico, tre, quattro, cinque, distribuisco bene il peso del corpo su tutta la pianta del piede. 6, mi lascio portare giù dal pesino destro, lascio andare anche la testa e ritorno in centro, cambio lato, torno, fuori l'aria destra, torno, fuori l'aria sinistra, torno, fuori l'aria destra, torno, sinistra, torno in centro, salgono le braccia all'altezza delle spalle, ruoto i palmi delle mani in avanti, vado a piegare i gomiti andando a portare i pesini al petto, estendo a lato senza arrivare all'iperestensione dei gomiti e inspiro, su bene la schiena, giù le spalle, gomiti ben aperti. Sette, otto, nove, dieci, rilasso, chiudo i gomiti, scendono le braccia, cerchiolini indietro con le braccia tese, uno, cerco di mantenere il busto immobile, tre, quindi forte l'addominale, cambio rotazione in avanti, 1, 2, 3, rilasso, mi lascio portare giù dal pesino destro, lascio andare bene la testa, approfondisco più che riesco, ritorno in centro, cambio lato, lascio andare verso terra tutte le tensioni, e ritorno in centro, scavo forte l'addome, salgono le braccia verso il soffitto, inspiro, fuori l'aria, scendono le braccia da davanti, busto immobile, inspiro, con le braccia tese, tengo, tengo, tengo e scendo da davanti, inspiro,
9, 10. Al contrario, salgono le braccia in avanti, fuori l'aria e inspiro, scendono vicino al corpo, in questo caso soprattutto nella salita, forte l'addome e il busto deve rimanere bene immobile, da aiutarsi assolutamente questo movimento, aiutarsi con il bacino che spinge in avanti per far salire le braccia, piuttosto tengo le braccia un pochino più piegate, magari non salgo su fino in fondo. Vado, forte l'addome. Ultima volta, fuori l'aria, inspiro, ritorno, ruoto i palmi delle mani avanti, vado con le mani alle spalle, vado in squat, schiena piatta, spingo bene il sedere indietro e ritorno, e vado, fuori l'aria, due, e torno, spingo leggermente in avanti il bacino quando torno stringendo i glutei. Centro, stendo le braccia, stendo le gambe, mani alle spalle, stendo il braccio destro verso il soffitto, il braccio sinistro verso il basso e torno in centro, cambio il braccio sinistro sul braccio destro giù, torno, fuori l'aria, centro. Centro, mani alle spalle, vado in squat come prima. Questa volta andremo a stendere il braccio destro in diagonale verso l'alto, il braccio sinistro in diagonale verso il basso, mantenendo la linea della nostra schiena. E torno. Due. Torno. Scendiamo giù al nostro massimo, appoggiamo i piedini a terra, piego il ginocchio destro, aggancio con mano destra la caviglia destra e allungo sul braccio sinistro, seguendo con lo sguardo la mano su, inspiro, fuori l'aria ritorno, piego il ginocchio sinistro, aggancio con mano sinistra la caviglia sinistra e allungo sul braccio destro, in e fuori l'aria ritorno. Piego destra, aggancio con mano destra la caviglia destra, allungo sul braccio sinistro. In e fuori l'aria ritorno. Piego sinistra, aggancio con mano sinistra la caviglia sinistra, allungo sul braccio destro. E ritorno in centro. Piego tutte e due le ginocchia, srotolo bene la schiena, mani vuote. Sentiamo bene l'appoggio dei piedi sotto le nostre anche. Mani sopra le spalle, rotazione indietro, inspiro, apro più che riesco il petto, in. In. In avanti, inspiro. Inspiro, risucchio sempre forte l'ombelico alla colonna. Inspiro. In.
Sciolgo le braccia, apro le braccia lato, apro bene le spalle, vado a chiudere il braccio sinistro, destro, tiro con mano sinistra, abbasso bene la spalla destra, allungo il collo. Devo sentire tirare la spalla destra, il braccio destro, non devo sentire tensione nel collo, il collo bene lungo, le spalle lontane dalle orecchie. E allungo il braccio destro, cercando con mano destra la spalla sinistra. Con mano sinistra vado a cercare il gomito destro e vado a cercare di nascondere il gomito destro dietro la nuca. Inspiro, lunga la schiena, ristucchio forte l'ombelico. Inspiro, fuori l'aria sciolgo. Apro lato, chiudo il braccio sinistro, tiro bene con mano destra, giù la spalla sinistra, perciò al massimo fate un check, alzate al massimo che riesco la spalla vicino all'orecchio e poi la spingo bene in giù. Inspiro. Inspiro. Fuori l'aria, allungo il braccio, cerco con mano sinistra la spalla destra, con mano destra vado a prendere il gomito sinistro, nascondo il gomito dietro alla nuca, inspiro. In. Inspiro, allungo bene. E fuori l'aria, mi tuffo di testa, scendiamo giù al nostro massimo. Piego le ginocchia e srotolo bene la schiena, una vertebra dopo l'altra. Ricostruisco bene tutte le vertebre, apro le spalle, allungo il collo. Allunghiamo, rotazione indietro delle braccia tese, inspiro. In. In. L'ultima volta vado a cambiare rotazione da dietro, inspiro, apro bene il petto, giù le spalle, in, 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 apro bene le braccia lato, allungo su, sento bene l'appoggio dei piedi al suolo, non riesco a farmi le mani, e fuori l'aria. E grazie mille per essere stati con me in questo allenamento con i nostri pesini, uno dei miei preferiti, devo ammetterlo. Fatemi sapere com'è andata, che cosa ne pensate, lasciatemi dei commenti, seguiteci su Instagram, Facebook, sul nostro sito www.brownerouge.com e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!